Questi 20, questo saranno 200 metri neanche di strada, sia così importante e determinante per la viabilità del quartiere che hanno preteso la riapertura. Provi a immaginare lei quando scendono da qui, si trovano questa barra, devono andare di là, questo diventerà la strada. Io abito in questo quartiere da una decina d'anni. Non ho mai avuto problemi e sono qua da 20 anni. Sono qui per difendere questa piazza. Le migliaia di persone attraversano la porta per venire in piazza Portello e penso che sia folle voler dare la priorità alle macchine, che sono una minoranza. Oggi siamo qui con tanti cittadini del quartiere Portello, cittadini padovani che hanno a cuore questo quartiere. Una delle poche ottime idee della precedente amministrazione, che ha voluto appunto costruire uno spazio di socialità che a questo quartiere probabilmente manca. Quindi la vedo una cosa assurda, perché vai a rovinare un lavoro appena fatto, neanche ultimato, per guadagnare un tubo. Era stato abbassato il livello della piazza e riportato in luce il basamento della porta, di cui si vede ancora molto bene il segno, che era sepolto sotto le successive riasfaltature. L'intervento dell'amministrazione comunale, l'intervento del sindaco Bitonci di riportare le macchine sta soffocando le potenzialità di questo luogo, riportando il traffico proprio di fronte al monumento. Comunque la viabilità che era stata creata consentiva lo spostamento all'interno del quartiere. Siamo anche preoccupati che i ciottoli e le lastre di pietra non tengano, perché sono pensati per le biciclette e per un traffico pedonale. Dopo qualche mese o poco più, con il passaggio delle auto, le vibrazioni, credo che la pavimentazione avrà dei problemi. Se fra qualche anno troveremo dei danni nella pavimentazione o ancora peggio nella porta, chi ha fatto questa scelta non potrà dire di non essere stato avvertito. Come associazione culturale Progetto Portello stiamo cercando di realizzare degli eventi, delle attività che coinvolgano non solo i residenti, non solo chi lavora qui in quartiere, non solo gli studenti universitari, ma anche gli studenti dalla scuola materna alle elementari al liceo artistico, che sono scuole che hanno sede qui in quartiere. Oggi è partita anche una raccolta di firme proprio per diffondere anche il più possibile questa nostra proposta di mantenere la pedonalizzazione, quindi mercoledì anche ci troveremo per organizzare e diffondere il più possibile la raccolta di firme. Portello fa parte della città, questa porta e queste zone non sono un bene nostro dei porteati, ma sono un bene della città. E speriamo che l'amministrazione comunale voglia porsi in atteggiamento di dialogo e anche rivedere questa posizione. Teniamo vivo, insomma, questo sentimento di tutela di questo luogo.